Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Volevo darvi un veloce aggiornamento su quella che è la situazione del mio viaggio in Thailandia, programmato per fine mese. Prima di farlo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate anche sulla campanella per le notifiche, lasciatemi anche un like al video. Ora vi racconto tutto, ma prima, come sempre, la sigla. Eccoci qua, quindi ragazzi, vi stavo dicendo, per quanto riguarda il mio viaggio in Thailandia, beh, fondamentalmente è tutto fatto, ho tutto pronto il 30 luglio, quindi se tutto va come deve andare si parte, direzione Bangkok, quindi sicuramente per quanto riguarda appunto il mio viaggio non sarò a Phuket, non farò Phuket Sandbox, quindi il piano di riapertura dei turisti a Phuket, ma farò la quarantena a Bangkok. Ho spiegato perché, poi i miei interessi sono più rivolti a Bangkok che magari le zone limitrofe. Non escludo ovviamente che compatibilmente con le restrizioni sui movimenti andrò magari poi in qualche isola nel corso poi del viaggio, ma sicuramente la prima parte sarà ovviamente a Bangkok. Quindi io ho fatto tutta la pratica, devo dire, da solo. Ho fatto il certificato of entry, ho la polizza COVID, ho fatto la prenotazione SQ e tutto quello che serve, di cui abbiamo parlato tra l'altro sul canale nelle scorse settimane. Devo dire che tanti di voi mi avete scritto che siete in Thailandia proprio per informarmi di come sta andando un po' la situazione. C'è stato un rialzo dei casi, io so, c'è questo coprifuoco dalle 9 di sera, soprattutto nelle zone limitrofe a Bangkok. Ovviamente da qui a fine mese vedrò anche come va, nel senso che se la situazione esplode, ma spero di no, eventualmente potrei anche prendere l'ipotesi, l'idea di posticipare o di cancellare, però per il momento, ripeto, se la situazione non esplode, l'idea è quella di andare. Tanti di voi mi state scrivendo che state andando a Phuket, però la procedura più o meno è simile. Io, ripeto, per motivi più legati a quello che mi interessa, andrò, quindi farò questo viaggio a Bangkok. Per quanto riguarda invece la programmazione del canale, non cambia niente, nel senso che anche quando sarò là ho intenzione di fare sicuramente qualche video in più, magari che riguardano la Thailandia, perché sarò lì, farò vedere magari qualche posto, e anche il resto, insomma, i video che riguardano investimenti e criptovalute sicuramente andranno avanti. Ragazzi, come sempre, non so, fatemi sapere cosa ne pensate appunto di questo viaggio in arrivo a Bangkok. Per me mancano soltanto 15 giorni. Tra l'altro, prima di farmi sapere, devo dire che, come saprete, dovrò fare il tampone PCR 2 giorni prima della partenza per vedere di essere negativo. Nel caso in cui io sia positivo, un falso positivo, purtroppo mi vedrò costretto a posticipare o cancellare. Speriamo di non esserlo, però purtroppo per questi viaggi in questo momento c'è sempre questa spada così sulla testa di questi tamponi PCR. Vedremo un po' quello che succederà. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se anche voi state pensando di andare in Thailandia. In realtà molti di voi mi avete scritto dicendomi che state pianificando più che Bangkok, Phuket, con la riapertura di Phuket Sandbox, anche se molti dicono che comunque non è un piano soddisfacente ed è molto complicato. Per certi versi può essere, è vero. Scrivete appunto nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche sui prossimi video, e lasciatemi anche un like. Vi tengo aggiornati sui vari passaggi successivi, però era per dirvi che intanto tutte le pratiche sono pronte, insomma devo soltanto fare questo tampone il 28 luglio, dopodiché se tutto andrà bene si potrà partire. Allora ci vediamo come sempre al prossimo video e al prossimo aggiornamento. Ciao ciao ragazzi, ciao ciao ciao.